Un tuo giudizio sulla natura e la funzione degli intellettuali? Io semplicemente ho prodotto, fra le mille cose che ho fatto, una teoria degli intellettuali. Allora, posso dire brevemente, sugli intellettuali io grosso modo sono d'accordo, dunque, vorrei compendiare la mia posizione sugli intellettuali, diciamo così, attraverso i seguenti nomi: Sorel, Bourdieu, Pierre Bourdieu. E poi due studiosi francesi che erano Boltanski e Chapelot, che hanno scritto un libro che si chiama Nuova Italia del Capitalismo, che non c'è ancora in italiano ma c'è in francese. Così compendio grosso modo quello che io penso come loro, no? Cominciamo da Sorel. Sorel è il primo pensatore anticapitalista non di sinistra. E attenzione, questo è un punto molto importante da capire, perché non sto parlando di un anticapitalismo alla Heidegger, fascista, alla Pound, no, 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 assolutamente, no? Dicendo che Sorel è il primo grande intellettuale socialista che a fine 800, durante il dibattito Dreyfus e così via, io sono d'accordo con chi fa nascere gli intellettuali come gruppo sociale a fine 800. Sono contrario a quelli che estendono la parola intellettuali a tutti i gruppi occupati di mediazione simbolica. Perché se uno definisce gli intellettuali come gruppo sociale di gestori della mediazione simbolica, tra dominanti e dominati, deve tirare fuori gli scribi egizi, i profeti ebraici, il gruppo di Mecenate, Tito Livio, il Dolce Stil Novo, no? Non finisce più, no? Bauman, in un libro molto bello che si chiama La decadenza degli intellettuali, li fa nascere nel Settecento. Dice che sono illuministi. Teoria secondo me intelligente, degna di essere presa in considerazione, ma che personalmente non condivido. Gli umanisti sono ancora dei dotti, dei gelehrte, a mio parere. Sono ancora dei dotti, non sono ancora degli intellettuali intesi come gruppo separato. Gli intellettuali come gruppo separato nascono a fine 800, insieme con il parlamentarismo, diviso fra sinistra e destra, e non a caso nascono come intellettuali di sinistra. L'intellettuale di destra è una reazione all'intellettuale di sinistra. L'intellettuale nasce come intellettuale di sinistra, come sacerdote del progresso, come sacerdote di queste cose. No? Sorel è il primo che capisce che gli intellettuali come gruppo sociale sono i principali nemici del proletariato, perché sono quelli che in realtà, sotto l'apparenza di esserne gli interpreti, di esserne i rappresentanti, di esserne i megafoni, in realtà così, inseriscono il proletariato all'interno delle loro paranoie, la loro paranoia illuminista, la loro paranoia anticristiana, Dio non esiste, tutte balle, no? Un coso un po' Lodifreddi, no? Queste cose qui, no? Ecco, secondo me Sorel lo capisce bene. Naturalmente si fa illusioni sull'autonomia di operai e contadini, secondo me sono illusioni totali, no? Ecco, però secondo me è il primo che lo capisce. Gramsci stesso, che è allievo di Sorel, lo capisce e vuol far diventare gli intellettuali organici alla classe operaia. Soltanto che però l'organicità è al partito. E a questo punto il PC ha, dopo il 1945, educato migliaia di intellettuali che poi hanno fatto il doppio salto mortale dopo il 91, di cui rappresentanti fondamentali sono D'Alema, il baffetto bombardatore, e Napolitano, l'uomo della guerra di Libia. Che, scusatemi la mia violenza verbale. No? Ecco, questa è la prima cosa. La seconda definizione è quella di Bourdieu su intellettuali, che io condivido. Bourdieu definisce gli intellettuali come gruppo dominato della classe dominante, in quanto gli intellettuali hanno un capitale, chiamato capitale culturale, che possono vendere sul mercato. Però quello che loro dicono può essere comprato soltanto se la classe dominante lo compra. Caso contrario non può essere comprato. Non è un caso che la filosofia di Prevere non venga comprata. Perché effettivamente non serve a niente, almeno indirettamente. Non serve a Marchionne, ma neppure a Landini. Non so se è chiaro la cosa. Ecco. Ecco perché non mi ritengo un intellettuale. Io sono un signore che parla sette lingue, che ha girato il mondo, so, un po' di cultura ce l'ho, ero un po' la Totò, no? Ma non mi considero affatto un intellettuale. Non lo considero affatto un complimento. Mi considero uno studioso, un dotto e così via, no? Perché non penso di far parte di un gruppo dominato della classe dominante. La terza posizione è quella dei sociologi francesi Boltanski e Chapelot, i quali secondo me fanno la periodizzazione più bella che io conosca sul 68, dicendo che la sinistra che noi conosciamo
si è costituita fra il 1870-80 e il 68, cioè per circa 90 anni, sulla base di un'alleanza fra una critica sociale al capitalismo, che veniva dalle classi dominate, oppresse e povere, e una critica culturale all'ipocrisia della borghesia, che veniva dagli intellettuali. Loro la chiamano critica artistica, nel senso che le avanguardie, no? Queste cose qui, no? Secondo loro, fino al 68, questa alleanza ha funzionato. L'alleanza fra la critica sociale al capitalismo e la critica culturale artistica alla borghesia. Dopo il 68, secondo loro, è finita, perché il capitalismo post-borghese ha accolto completamente la rivendicazione degli intellettuali di liberalizzazione del costume, della sessualità, dell'immaginazione, queste cose, no? Praticamente è chiaro che al potere non c'era più Benedetto Croce, ma Oliviero Toscani, tanto per farci capire, no? Ecco, io penso che questi due studiosi abbiano colto il punto fondamentale della questione. L'alleanza fra critica sociale al capitalismo e critica artistica alla borghesia è finita negli anni 70. Per cui effettivamente in Italia le classi oppresse non hanno più intellettuali. Forse neanche partiti, perché tu hai Io ritengo che non abbia neanche i pensato. partiti, ma voglio dire, certo che in un certo senso è chiaro che soggettivamente Di Liberta e Ferrero continuano a rappresentare i ceti oppressi in Italia. Non voglio parlare male di loro. Io non li voto, però soggettivamente sarei ingiusto se togliessi allo Surdo, che fa parte del partito di Diliberto, no? Oppure quelli che sono a parte del partito di Ferrero, di Vendola, chiedo scusa, no, Vendola considero un buffone. Nessuno mi faccia parlare bene di questo signore, perché lì veramente considero buffoni Vendola e Beppe Grillo, per cui no, non voglio parlare seriamente di loro. Sono invece disposto a parlare seriamente di Diliberto e di Ferrero. Della dicotomia destra-sinistra, Io però non sono d'accordo con loro, perché non sono d'accordo con la dicotomia sinistra-destra, appunto, e questo è il quella che fatto. volevo Cioè, fare. io sono d'accordo con loro, cioè io riconosco a loro onestà intellettuale e umana, ma secondo me sono come gli astronomi geocentrici, i quali sono in perfetta buona fede e pensano che il Sole gira intorno alla Terra, ma però non è così, anche se lo dicono in buona fede. Per cui essi, secondo me, si muovono in base a parametri non più esistenti, che sono fondamentalmente la dicotomia sinistra-destra e la dicotomia antifascismo in assenza di fascismo. Cosa ben diversa dall'antifascismo in presenza di fascismo, che secondo me era giustissimo, no? A questo punto io non posso aderire a quello che dicono loro, per cui il fatto che poi passi nel gossip come Rosso Bruno, cosa ovviamente totalmente falsa, no? Lo considero un prezzo moderato da pagare al fatto che tu, se vai veramente contro a delle religioni costituite, diventi eretico. Una volta ti bruciavano vivo, adesso al massimo dicono che sei fascista, non me ne frega niente, tanto la pensione non la porta via nessuno, no? Ecco, però voglio dire, io distingo Di Liberta e Ferrero dal PD. È da Vendola e anche da Di Pietro. Perché a tuo avviso la dicotomia destra e sinistra è ormai obsoleta? Ma dunque, il fatto è questo: che la dicotomia destra-sinistra rimane, secondo me, ancora come dicotomia culturale, perché è chiaro che la gente che vede Ballarò e che vede Santoro è di sinistra, e la gente che vede invece, come si chiama, Bruno Vespa è di destra. Per cui è chiaro che esiste un teatrino, è chiaro che esiste dei sedimenti antropologici e culturali giganteschi sedimentati in 150 anni, questo è assolutamente chiaro. La dicotomia sinistra-destra è esistita e ha realmente avuto effetti. Non tanto al tempo dell'Rivoluzione francese, in cui, come noto, è nata la parola nell'Assemblea legislativa, no? Tant'è vero che al tempo di Garibaldi non se ne parlava più. La dicotomia è scesa come una talpa sottoterra intorno al 1794 ed è riemersa intorno dopo la Comune di Parigi. Tant'è vero che al tempo di Garibaldi c'erano i democratici, non c'era la sinistra, no? Assolutamente, no? Secondo me la sinistra ha interpretato quello che io chiamo la fase dialettica del capitalismo. Secondo me l'ha inventato veramente, no? E però, secondo me, è legata alla sovranità monetaria dello Stato nazionale. Quando Norberto Bobbio difende la dicotomia, dicendo che la dicotomia si basa sulla categoria di eguaglianza, sinistra per l'eguaglianza, destra per la diseguaglianza, ancorché si possano trovare un mucchio di eccezioni, potremmo assumerla, diciamo così, come ipotesi di lavoro giusta. Però l'ipotesi bobbiana, secondo me, presuppone
uno scenario che non c'è più, lo scenario della sovranità monetaria della politica economica, con possibilità reale da parte di un governo di fare il welfare oppure di non farlo, no? Nel momento in cui la sovranità monetaria è completamente espropriata dai mercati internazionali che commissionano congiunti di economisti, siamo molti, no? Abbiamo davanti agli occhi una cosa evidente, no? A questo punto, secondo me, questa dicotomia viene meno storicamente e viene mantenuta in vita come protesi di manipolazione sportivo-identitaria. Perché finché ci avremo dei ragazzini, dei centri sociali che si bastonano con Casa Pound, è uno spettacolo meraviglioso, no? Perché nel frattempo i banchieri possono fare quello che vogliono e intrattenere per la plebe lo spettacolo porno, cioè il vecchio cavaliere, come si chiama, le sue puttane e così via, no? Lo spettacolo violento, lo spettacolo politico, no? E se è meraviglioso, no? E così via, no? Ecco, perciò io sono convinto che questa dicotomia, di cui sono venute meno le basi culturali, politiche, sociali ed economiche, con il venir meno della sovranità monetaria dello Stato nazionale e con la sua espropriazione da parte di grandi insiemi globalizzati e finanziari, viene reimposto in modo artificiale come protesi elettorale, cioè come galvanizzazione elettorale. Questo mi ricorda un film di Woody Allen in cui c'era nel futuro, in cui c'era una specie di orgasmo che avveniva passando in una porta, per cui uno all'orgasmo faceva clic clic clic, c'era l'orgasmo, per cui viene fatto un orgasmo nei due mesi prima delle elezioni, in cui si spinge la gente dicendo tale un bastardo, tale così, tale quell'altro, scandaloso, così via, e poi naturalmente chi vince fa come capita dopo le partite di calcio Toro Juve e Roma Lazio, dei caroselli di tifosi, che però durano poche ore però, questo fatto vi è considerato rosso bruno, laddove invece secondo me è un'analisi, cioè tocca a chi difende ancora la dicotomia sinistra-destra difenderla con argomenti, che però non sono facili di fronte al commissariamento di Monti. Quale funzione ha avuto l'antiberlusconismo in questi ultimi 20 anni? No, l'antiberlusconismo ha avuto una funzione meravigliosa in questi ultimi 20 anni, perché ha riciclato completamente il vecchio PC. Il vecchio PC aveva un problema, che aveva venduto per 40 anni una merce che era la via italiana al socialismo. Beh, veramente prima Stalin e basta, no? Poi dopo il 56 quello, no? Ora, che se tu per esempio vendi scarpe, a un certo punto arriva un'alluvione, o tu vendi stivali di gomma o esci dal mercato, per cui bisogna passare dalle scarpe agli stivali di gomma. E l'antiberlusconismo ha permesso, già preparato dall'anticrazzismo, dall'antifanfanismo, no? Perché c'era sempre un cattivo, sempre un fascista. C'è sempre un fascista. Una volta appeso per i piedi di Mussolini, poi ci sono sempre dei suoi avatar, dei suoi succedanei, no? Fanfani fascista, Tambroni fascista, Craxi fascista, Berlusconi fascista, no? Queste cose qua, no? Ora è chiaro che se l'unica categoria politica diventa fascista, antifascista, a questo punto è come se un medico chiamasse tutte le patologie peste. Sei malato la retina, peste retinica. Sei malato la prostata, peste prostatica. Sei malato al cuore, peste cardiaca. Ora è chiaro che se la cultura politica viene ridotta alla categoria di fascismo, che è un jolly, no? A questo punto sono tutti fascisti, naturalmente, no? L'antiberlusconismo ha permesso, da un lato, la riproduzione dell'immagine del mondo degli intellettuali azionisti alla Gobetti, cioè gli italiani come popolo di scimmie, come popolo di meridionali stronzi, di mafiosi, borbonici, coglioni, che non hanno avuto la riforma protestante, non sa chi è Calvino, non sa cos'è l'empirismo inglese, they don't speak English, but they speak just Italian, e cose, no? Cioè ha permesso costoro. E poi ha permesso al vecchio PC di fare il doppio salto mortale, che prima vendeva socialismo, ma poi non poteva più venderlo. E a questo punto si è messo a vendere l'onestà antiberlusconiana. Questo è uno spettacolo degli ultimi 20 anni grottesco, a cui gli italiani sono stati costretti. La mia generazione in buona parte lo ha, io sono uno dei pochi esuli della mia generazione, io mi sono esiliato della mia generazione, questo è assolutamente chiaro, no? Io mi sono esiliato per conto mio, no? Ma quelli che hanno pagato sono stati giovani, sono quelli che hanno pagato di più, che poi sono chiamati anche bamboccioni.
Nel senso che prima non gli trovano lavoro, prima gli fanno un lavoro flessibile e precario, e poi li chiamano ancora bamboccioni. Ora, ditemi voi se, che cos'è l'oscenità. Cos'è l'oscenità? Questa, no? Mi pare che questa reductio ad Hitlerum di cui parli si manifesti con particolare veemenza anche sul piano internazionale. Sì, ora c'è il dittatore Ahmadinejad, c'è il dittatore Assad, c'è il dittatore birmani, perché a questo punto effettivamente la figura del dittatore Mussolini e Hitler è una figura meravigliosa, perché permette di concentrare in una sola persona tutte le contraddizioni sociali e la manipolazione sociale. No? Per cui a questo punto il passaggio da una teoria socialista, democratica, riformista, a una teoria post-socialista, post-borghese, completamente capitalista, utilizza il capitale simbolico dello Shoah, per esempio, no? Che diventa una nuova religione senza Dio. Ora, spero che tu capisca che questo non sono affatto antisemita, spero che no, perché politicamente corretto ormai impedisci di qualsiasi cosa, no? Ora, è chiaro che Hitler ha fatto delle cose imperdonabili, ci fu veramente il genocidio ebraico. I negazionisti sbagliano, se sono in mala fede sono i bastardi, se sono in buona fede sbagliano, no? Ne conosco però anche in buona fede, però, no? Sbagliano, per cui non c'è nessun modo di recuperare Hitler, non c'è nessuno, Hitler l'ha fatta troppo grossa, detto in linguaggio da bar, no? Che però secondo me basta, no? Ecco. Auschwitz però è come Hiroshima, non è che sia peggio, era porcata gemella, naturalmente, no? Mentre invece avere assolto Hiroshima è condannato unicamente a Auschwitz, invece fa parte di un meccanismo religioso, ideologico, imposto 50 anni fa per affermare il dominio americano nel mondo e la sua legittimità. No. La Shoah è stata trasformata in religione, una religione senza Dio, perché da un lato come religione adempie a quello che Freud chiamava in Totem e Tabù la funzione della religione, cioè la sublimazione di un senso di colpa, l'elaborazione di un senso di colpa nel modello della Totem e Tabù, che peraltro non considero assolutamente adatto. Sapete che la religione nasce dal fatto che i figli ammazzano il padre, ne mangiano le carni e poi dopo piangono come i coccodrilli, no? Secondo me non è vero, secondo me l'uomo è religiosus dalle caverne e basta, per farlo in breve, no? No. Però è vero che ci può essere una componente di colpevolizzazione, complesso di colpa. Ora, Hitler ha ucciso gli ebrei e l'ha fatto veramente. A questo punto l'Europa per secula seculorum dovrà avere basi militari americane, atomiche, per espiare la sua colpa. E chiunque non lo dice è antisemita, rosso bruno e nazista. Ora capite anche perché le ragioni del gossip, cosa. Sono sempre ragioni molto precise, eh? Sono sempre ragioni, anche se il gossiparo, come si chiama, non lo sa, in realtà è una maschera, è un fantasma che senza saperlo è in realtà mosso come un burattino da delle necessità ideologiche, non so se è chiaro. La religione dello Shoah è molto buona perché permette di fare pellegrinaggi di studenti come quelli a Lourdes, no? Almeno però loro sono malati, insomma, una cosa, no? Pellegrinaggi, e però è una religione che non richiede sanzioni sessuali o alimentari, puoi mangiare quello che vuoi, puoi scopare come vuoi, no? Cioè non ha più le vecchie funzioni religiose che ti dicono mangia la carne, il pesce, no? Non fare l'amore con il matrimonio, no? Basta che tu abbia senso di colpa, basta quello. Ecco perché secondo me non basta dire che lo Shoah serve Israele. Serve Israele. Permette ai sionisti di fare tutti i massacri che vogliono, sono 50 anni che li fanno, no? Gli si permette cose che nessun altro al mondo avrebbero permesso. Però la ragione fondamentale è più profonda. Spero che sia, non ci sia bisogno di dire questo non è affatto antisemita e così via, no? Ci mancherebbe. Lo so, ci mancherebbe, ma però. No, purtroppo è così. Cosa ne pensi degli ultimi rivolgimenti che hanno portato alla cosiddetta primavera araba? Non sono un arabista, ma da come la vedo io, la primavera araba, chiamata così, è l'equivalente arabo della fine del socialismo reale 20 anni fa nei paesi dell'est. Cioè, come alla fine degli anni 80. La caduta del comunismo a Praga, Varsavia, Budapest, a Mosca, no, e cosa, segnò la fine di un ciclo storico caratterizzato da partiti operai e proletari che avevano imposto una specie di dispotismo egualitario sociale senza egemonia, perché non riuscivano a egemonizzare i ceti medi, e alla fine furono
abbattuti da una grande controrivoluzione di classi medie sovietiche. In Cina questo fu regolato da uno Stato confuciano comunista, perché c'era la manipolazione asiatica alle spalle, no? Che permetteva questo ovviamente. Così nello stesso modo, quello che viene chiamato Primavera Araba, ed è un brand totalmente pubblicitario, in realtà rappresenta la fine di un ciclo dei regimi nazionalisti della piccola borghesia araba nel frattempo corrotti, esempio Ben Ali o Mubarak. Non dimentichiamo mai, quando parliamo di paesi arabi, che a partire dagli anni 50 si era creato in tutti i paesi arabi un ciclo di rivoluzioni nazionali, FLN in Algeria, Bourguiba in Tunisia, Nasser in Egitto, il partito Ba'ath in Siria e in Iraq, Assad e Saddam Hussein. Sta finendo questo. Per cui, per usare un linguaggio sinistra-destra, si tratta di movimenti di destra. Non uso questo linguaggio, che è un linguaggio folle per me, no? Perché chiamare di destra i ragazzi di Piazza Tahrir è una follia. I ragazzi di Piazza Tahrir sono veramente contro il dispotismo militare, no? Sono morti a centinaia, no? Per cui, lungi da me volerli, per così dire, diffamare. Però anche la natura, per esempio, della insurrezione contro Gheddafi. Quelli che hanno ucciso Gheddafi linciando orribilmente, e non hanno potuto farlo senza i bombardamenti della NATO, porteranno la Libia completamente all'interno di un liberalismo globalizzato totale. Per cui non è che io pensi per o pensi contro. Io personalmente, al tempo della Libia, difendevo Gheddafi. Gheddafi ha fatto male a non democratizzare a modo suo, però certamente era molto meglio lui, dei suoi assassini. Così io penso che Assad sia meglio dei suoi assassini, per cui spero che conservi il potere. Saddam Hussein ha commesso degli crimini aggredendo l'Iran nel lontano 81, ha commesso un atto di avventurismo alla Mussolini aggredendo il Kuwait nel 91, che Mussolini ha perso perché ha aggredito l'Inghilterra, che è come un peso Walter con un peso massimo, e poi è arrivato anche l'America a bombardare, no? Per cui in un certo senso il fascismo è caduto per il suo bluff folle, no? Per la sua... E l'ha pagata cara, però l'hanno preso per i piedi, però è così, no? Io sono nato nel 43, perciò non ho visto i bombardamenti, ma mia mamma me ne parlava continuamente. Insomma, non è... hanno, questa generazione ha vissuto una cosa dura, gli anni della prima e seconda guerra mondiale. Io stesso sono figlio già di un periodo buono, gli anni 50 e 60, cioè periodo Vacche grasse, no? No, cosa? Ecco, per cui non ho idee particolari su quello che viene chiamato Primavera Araba, non la chiamo Primavera, la chiamare Primavera è un brand pubblicitario occidentale, le chiamo cambiamento ciclico, e non so che cosa ne verrà fuori, perché onestamente non so cosa ne verrà fuori.